Bentornati con noi. Abbiamo citato prima anche Dybala, che anche questo è un altro rebus di questo periodo. Ma rimane o non rimane? Io so che c'è stata un'offerta al ribasso per lui, quindi siamo scesi a 7 milioni quando l'accordo con la stretta di mano a ottobre era di 8 più 2 di bonus. Quindi che sta succedendo? Si farà questo rinnovo, Claudio? Beata te che sai tutte Che queste la cose. Juve non gli vuole Mi dare quello informo. che aveva pattuito. Cosa, Franco? La Juve ha cambiato giudizio su Dybala dal punto di vista economico. Perché non ha E non gli fatto vuole tanto dare bene in questo evidente. periodo, secondo la Juve, quindi Non ha ha fatto, ribattuto. è stato infortunato, è stato. E quindi vuole giocare al ribasso nel suo diritto perché non è che avessero firmato. C'erano stati dei pourparlers e adesso se Dybala accetta bene, altrimenti oggi si dicevano che potrebbe andare al City, al Manchester City, Ma c'è stata anche con Morata al un'offerta del Barcellona. Liverpool, mi sembra. Federico, è vero che c'è stata anche un'offerta del Sì, Liverpool? si parla molto in Inghilterra di Dybala, Liverpool, ed è uscita anche la voce sul Manchester City. È chiaro che se non rinnova il contratto è un giocatore che si libera a giugno a parametro zero, per cui fa gol a tante squadre. Poi bisogna vedere se il desiderio di Dybala è quello di restare nel campionato italiano oppure di andare via. Lui 3 anni fa rifiutò la Premier League, rifiutò sia il Manchester United che il Tottenham. Ora, è chiaro che Liverpool e City ad oggi sono a un livello superiore, quindi magari sarebbe diverso. Ma la sensazione è esplicata anche da Marotta, perché Marotta non si è certo nascosto, lo ha detto apertamente, l'Inter ci vuole provare e la sensazione è che un contatto tra le due parti ci sia già stato. Ora, vediamo se la Juventus, come ha detto, arriva bene. A febbraio ha intenzione di intavolare sul serio una trattativa, oppure se di fatto arriva bene, facendo quelle dichiarazioni, ha già anticipato che il giocatore a quelle cifre lì, quelle che chiede lui, non interessa, non rientra più nei piani della Juve. Filippo, come lo vedresti Dybala nella tua Inter? Ma allora, quello dovrebbe deciderlo Inzaghi, non lo so, però se tu mi chiedi da tifoso se sarei contento di avere Dybala a zero, beh, direi che sarebbe un Un grandissimo colpaccio? colpo. Poi bisogna capire le esigenze economiche del giocatore e del suo entourage, perché poi non dimentichiamoci che c'è sempre anche quella postilla da considerare. Rifaccio l'esempio di Rabiot, cioè Rabiot era un giocatore che a zero poteva fare gola, io capivo in quel momento la Juventus che volesse prenderlo, però a zero mica tanto, perché poi oltre all'ingaggio suo hai dovuto pagare. Non so se era la madre ai tempi che prendeva i 10 milioni. Comunque, vabbè, detto questo, Dybala è interessante prenderlo a zero. Ha 28 anni, è un giocatore molto importante, però se lui ha delle pretese che l'Inter non può soddisfare, l'Inter non le soddisferà. L'Inter ha un tetto ingaggi che si libererà con Sanchez probabilmente, quei 7 milioni che prende Sanchez, gli 8 che prende Vidal. Con i contratti l'Inter li lascerà stare perché scadranno. Sanchez non è proprio una scadenza, è una possibilità a livello unilaterale di interrompere il contratto da parte dell'Inter. Però insomma dipende quanto chiederà Dybala. Io ci spero sinceramente, credo che qualche cosa ci sia stata. Poi da qua a dire che sarà dell'Inter Ce ce ne ne passa. passa, Sì. certo. Luciano, tu cosa ne pensi? Dybala rimane o non rimane la Juventus? Ma guarda Barbara, io devo dirti una cosa, alle ovvietà non mi piace rispondere. Siccome prima ho chiesto la parola quando si parlava di cose serie, preferisco ascoltare da voi quello che dite, praticamente per prendere cognizione e capire se viene fuori o meno la cosa. Quindi fate voi la trasmissione, io vi seguo. No, perché Luciano? Non C'era. stai con noi? Ma sono praticamente due cose che sostanzialmente tu guarda quante volte mi hai domandato perché delle dichiarazioni della Juventus quando io chiedevo la parola, che la Juventus era in fallimento, dicevano che no. Praticamente tutto quello che viene detto è una cosa che può essere normale, ma anormale. Nel senso perché la Juventus è sul mirino di tutti. Quando una squadra è forte, quando praticamente vince, purtroppo ci sono questi problemi. Tieni presente una cosa, per esempio, io ho trovato oggi una dichiarazione mia.
tanto per farti un esempio, una dichiarazione mia che diceva che con il 2% del capitale degli Etihad si può comprare l'Inter. Io non ho mai detto una cosa del genere, perché ho rispetto per i dirigenti dell'Inter, soprattutto di Marotta, di Ausilio, eccetera. Quindi sono cose artefatte che vengono messe in giro praticamente, e se noi li diamo, le enfatizziamo, diventano sempre problemi. Poi avevo chiesto, quando praticamente ho sentito dire che ci sono società che sono attive perché vendono i giocatori, come avete fatto l'esempio del Napoli, eccetera, perfetto. Infatti io vi dico, ci sono società di calcio che quando arrivano secondo, terzo, quarte, praticamente hanno come, è come se avessero vinto il campionato. Ci sono alcune società come l'Inter e la Juventus che devono vincere il campionato, per cui i giocatori non li possono cedere, ma li devono comprare. Ha detto bene Luca, a un certo momento ci sono stipendi altissimi e ci sono prezzi di acquisto decisamente altisonanti. È vero. Allora, per fare questo, anziché fare tante chiacchiere, bisognerebbe chi di dovere stabilisse praticamente l'entità degli stipendi, oltre il quale non si fa. Stabilisse praticamente il prezzo di giocatore, oltre questo non si può fare. E a quel punto lì praticamente prenderebbe la normalità il calcio, non ci sarebbero i debiti, perché, caro Luca, io ti dico che quando è venuto fuori il discorso della Superlega, che sicuramente verrà, perché non può fare a meno il calcio, tenendo conto anche per esempio del prezzo pagato per Vlahovic e per lo stipendio che prende Vlahovic, ecco, io vi dico che quando ci sono queste cose non può che convenire un qualcosa di aiuto al calcio, perché altrimenti il calcio andrebbe fallito. Su questo io sono perfettamente d'accordo, ma non solo, ma perde anche praticamente la visione il calcio, perché voi guardate la nazionale come è ridotta. Pensate al 2006 quando vinse il campionato del mondo, e pensate ora, e dal 2006 ora siamo stati eliminati due volte al primo turno e tre volte al primo turno, e una volta non siamo stati ammessi, addirittura non abbiamo fatto la qualificazione. Ma di cosa parliamo? Avete visto voi che i giocatori bravi, quelli che hanno la prima categoria stranieri, non vengono più in Italia, vengono quando hanno 38, 39, 40 anni. Ma vi dice niente questa cosa? Allora, diamo uno sguardo serio a quella che è un'attività imprenditoriale importante, perché è la quarta praticamente in Italia azienda che dà. Ricordatevi che ogni anno dà più di un... Prego? La quinta. Vabbè, grazie della precisazione. Prego. Allora, precisiamo anche che più di un miliardo all'anno è di entrata allo Stato, così chiariamo anche questo qua. Sei tu infatti che stai dicendo che chi più spende vince, non noi. Tu hai appena detto che l'Inter e la Juve vogliono vincere, e vincono loro e spendono. Ma no, il discorso di stasera non era rispetto a quello. Hai capito male. Io ho detto che sono destinate a vincere, altrimenti subiscono critiche a non finire. Ci sono società come l'Atalanta e come Napoli, vendono giocatori e gli è permesso, perché se arrivano terzi o quarti va bene lo stesso. Io non ho detto che vogliono vincere, sono destinati. In 110 anni di storia del 120 anni di storia del campionato italiano, 80 scudetti li hanno vinti Milan, Inter e Juventus, come in Spagna, Real Madrid. Non è che lo sappiamo che una volta lo vince la Sampdoria, appunto, una volta Verona, una volta Napoli. Non è che cambiano le cose. Luca, fammi finire. Avete parlato voi. Sì, Luciano. Stiamo criticando la Juventus, che praticamente ha vinto 9 campionati di fila, perché un anno sta fallendo, o meglio, sta ricostruendo una squadra. Si dice di tutto e di più. Così è un problema questo qui. Io capisco che è giornalistico, dei media, attenzione, perché parlare di Juventus fa ascolto, però esagerare mi sembra un po' troppo. Adesso la parola la restituisco a voi. Sì, forse ci siamo spiegati male anche noi per un'ora e mezzo, perché nessuno qui sta criticando la Juventus, che ha fatto un colpo con uno che è il miglior giocatore che c'è in questo momento in Italia nel nostro campionato, e toglie probabilmente anche lo scelto di Dybala come miglior giocatore della Juventus. L'unica eccezione, e io ho fatto delle domande, non ho espresso opinioni.
ho detto con, di questo passo, io leggo sul Sole 24 Ore, non sui muri dell'autogrill, e leggo da Marotta e leggo da Gravina che il calcio va verso il default, perché l'hai appena detto tu, non ci sono gli incassi da due anni, gli sponsor sono diminuiti, i diritti televisivi, però si continua, quindi ci sono delle squadre che fanno le cose e ci sono delle altre che hanno possibilità attraverso i, gli aumenti di capitale, i bond. Punto, è una domanda. Esatto. Io sono il primo a pensare che non è spendendo che vince. L'Atalanta è un esempio da, che dura da 50 anni, tra l'altro non da 5 anni. Non vince niente, ma a Bergamo nessuno ha questa pressione. Sono diverse, anche a Roma non è che stanno lì a guardare. E a Napoli sono più tranquilli, pure. È vero, non c'è questa pressione. È vero. Ma per me non è mica una cosa che scopriamo stasera, è sempre così da 120 anni. Luca, sono i tre club che vincono il campionato. Che a Bergamo non c'è pressione, ma adesso non c'è pressione neppure a Napoli. Non è come un tempo che volevano vincere. Adesso il pubblico forse si è erudito, forse è diventato più grande. Adesso cerca di vedere il campionato nel migliore dei modi e concede praticamente anche di vendere giocatori. E voi avete visto che dai giocatori dal Napoli vanno via. Su questo non c'è dubbio. Stadio, quest'anno non hanno venduto Koulibaly perché praticamente non sono riusciti a prendere quello che volevano, ma altrimenti poteva partire pure con Koulibaly. All'Atalanta va via Romero, sì, va via Romero, va bene. Va via adesso Cosens, va bene. E poi a proposito di Cosens, quando l'Inter prende un giocatore praticamente e fa un discorso con una società che ha un bilancio attivo, la società che ha il bilancio attivo è sicuramente in grado e forse gli torna meglio fare un prestito e magari riportare a due anni data la cifra finale. E questo è interesse di chi compra e di chi vende. Rientra nella normalità del commercio questo qui. No, non c'ha nessun tipo di cose... Da elucubrare, è un qualcosa che si fa in tutti i sensi, in tutti i commerci. Il calcio è diventato in questo momento, quando vai a fare il mercato, un commercio. Chi sa vendere bene e chi sa comprare meglio, questo è il calcio. Va bene, ne continuiamo a parlare subito dopo la pubblicità, voi state lì. Bentornati con noi, allora è ufficiale Gosens e Caicedo all'Inter. Federico, possiamo vedere la grafica della possibile formazione nuova dell'Inter? Sì, certo, andiamola a vedere con questi due nuovi giocatori, che quindi uno è ufficiale, l'altro lo diventerà, credo, nella giornata di domani, Caicedo, ma come dicevamo poco fa è tutto fatto con il Genoa, prestito secco fino a giugno, 800.000 euro, quindi Caicedo sarà l'attaccante in più che voleva Inzaghi. L'altro giocatore, il vero colpo però di questo mercato invernale dell'Inter, è sicuramente Gosens, che giocherà lì a sinistra. Quest'anno bisognerà vedere insomma anche le sue condizioni, è fuori dal 29 di settembre, ha avuto una ricaduta quando era appena rientrato nel mese di dicembre, quindi è sicuramente un giocatore da recuperare dal punto di vista atletico, quindi credo che per un bel po' giocherà Perisic titolare a sinistra. Gosens arriva però in previsione dell'addio di Perisic a giugno. Perisic è in scadenza di contratto, ha delle richieste molto alte, quindi è difficile che l'Inter glielo rinnovi, e per cui l'Inter di fatto si è tutelata andando già a tappare quello che sarà il buco della prossima stagione. Gosens è stato già ufficializzato dall'Inter, come vi dicevo, abbiamo anche la foto sul profilo Twitter della società nerazzurra, la possiamo andare a vedere, c'è Gosens, eccolo qui, welcome Robin, quindi l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter. Ci sono anche le sue prime dichiarazioni, ovviamente dichiarazioni abbastanza di rito, però c'è da credergli quando dice di essere molto contento e orgoglioso di essere all'Inter, non vedo l'ora di iniziare. Tanti campioni tedeschi, dice Gosens, hanno vestito questa maglia, spero di portare avanti questa tradizione e aiutare la squadra anche con qualche gol, che è stata un po' la sua specialità all'Atalanta, visto che negli ultimi due anni è stato l'esterno che ha segnato di più nel nostro campionato. Vestirà la maglia numero 18, anche questo vi possiamo dire, quindi c'è anche già il suo numero di maglia. E quanto sarà l'ingaggio? Credo Federico che sia sui 2,5, 2,7. 2 milioni e mezzo, sì, dovrebbe essere 2,5 più qualche bonus, insomma, però più o meno la cifra è quella lì. Che se fai conto, l'arrivo di Gosens, metti che va via Perisic, come credo,
Perisic in questo momento guadagna più di 5 milioni di euro l'anno, quindi è la metà. Quindi va a risparmiare, esatto, la metà. Ma l'Inter l'anno prossimo sul monte ingaggi dovrebbe risparmiare tanto, considerando gli AD probabili e alcuni certi di Sanchez che prende 7,5, di Vidal che quest'anno prende 8. Poi ci sono, vabbè, anche i contratti di Ranocchia e D'Ambrosio che però per esempio pesano meno sul bilancio perché sono nettamente più bassi. E quindi insomma diciamo che cambierà qualcosina nell'Inter, anche c'è la posizione di De Vrij da considerare. De Vrij ha una scadenza del contratto 2023, il procuratore Raiola che vuole rinnovare o comunque chiede all'Inter che intenzioni ha. De Vrij è stato un parametro zero per l'Inter, ha 30 anni e con un'offerta buona potrebbe essere uno degli indiziati a partire, facendo fare all'Inter una grande plusvalenza. Poi vediamo come verrà sostituito nel caso, però potrebbe essere un'ipotesi questa. Luciano, ti piacciono questi acquisti, questi nuovi acquisti per l'Inter? Caicedo e Gosens? Sì, mi piacciono molto, devo dirti che Caicedo ha fatto molto bene, per esempio anche nella Lazio, perché ogni qualvolta veniva a sostituire un titolare praticamente andava in gol. È successo molto spesso e credo che sia utile all'Inter in modo particolare, oltre naturalmente a cose, perché il tedesco, devo dire che secondo me è un giocatore che dà un impulso diverso anche di qualità oltre che di quantità al gioco dell'Inter, anche se devo dire Perisic quest'anno non ha demeritato, però lo stipendio, la diversità di stipendio che c'è tra Cousins e Perisic, e credo che sia qualcosa che poi magari porterà l'Inter a dare via Perisic e a tenersi come titolare il tedesco. Sì, comunque appunto abbiamo detto va comunque a risparmiare la metà con Gosens. Franco? Un grande acquisto Gosens. Però nel senso per questo pensiero. Federico invece, Marotta pensa già a giugno, vero? Sì, vero. Uno dei nomi a cui si pensa è quello che stiamo leggendo nel titolo. Ce n'è un altro però, attenzione, perché sapete che l'Inter comunque era interessata a Vlahovic nell'estate scorsa, se n'era parlato, poi non se n'era fatto nulla. L'Inter comunque ha in mente di acquistare una punta per il futuro e di fatto era un po' un derby con la Juventus, perché la lotta era tra Vlahovic e Scamacca. La Juventus è andata su Vlahovic subito, l'Inter a giugno potrebbe rispondere con Scamacca. Alcune notizie che stanno circolando in questi minuti parlano di contatti già avvenuti tra Marotta e Carnevale e insomma ancora non si può dire che c'è l'accordo per Scamacca all'Inter, ma si può dire che i buoni rapporti tra le società e l'intenzione da parte dell'Inter di fare un investimento a giugno potrebbero portare a questo acquisto. Si parla di circa 40 milioni complessivi. L'altro nome importante per il futuro, lo leggiamo nel titolo, Bremer. Se va via De Vrij, cosa molto probabile in estate, perché De Vrij va in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato il contratto e non sembra neanche che ci sia una trattativa in questo momento tra le parti. De Vrij potrebbe dunque lasciare l'Inter in estate e l'Inter vorrebbe andare su Bremer, che sarebbe perfetto per Simone Inzaghi, visto che anche nel Torino di Juric gioca a tre, ha fatto vedere di essere un giocatore molto importante. L'Inter dunque potrebbe piazzare a giugno questo doppio colpo, Scamacca in attacco e Bremer in difesa. Filippo, ti piace questo doppio colpo a cui stanno pensando? Beh sì, Scamacca mi piace molto e Bremer, allora De Vrij io lo adoro, credo che sia ancora uno dei difensori centrali più forti in Europa, però capisco le esigenze di bilancio e le opportunità, se dovesse essere sostituito da Bremer credo che si cadrebbe in piedi. È un giocatore molto interessante, molto importante, molto giovane rispetto a De Vrij, ha 5-6 anni in meno. E costerebbe meno di De Vrij a livello di ingaggio e mi pare che sia pronto per un salto grosso come questo, quindi sì, sarei molto felice. Franco, ti piace Scamacca? Sì. Molto. Molto. Mi piace anche forse di più Frattesi, che è un giocatore che pure lui è destinato ad andare al Milan, all'Inter o alla Juve, pure lui. Ma la Lazio chi compra, Franco? Romano. La Lazio. Della periferia romana. Allenatore.
Ma la Lazio pareva Casale, che almeno quello, invece adesso la squadra, si è complicato pure Casale. E chi compra? Niente. Murici ha venduto finalmente, pare. E sono andati un po' al Divino Amore anche per ringraziare. Va bene, noi siamo in chiusura.